deciderete di mandarci al governo di questo paese. È quel paese che vogliamo realizzare, dicendovi che la nostra parte la stiamo già facendo, con 100 consiglieri regionali, con 130 parlamentari della Repubblica, con 1500 consiglieri comunali e 16 sindaci. Noi la nostra parte la stiamo facendo, ma sia chiaro, la nostra ambizione più grande per cambiare questo paese è che le regole che ci diamo diventino una legge valida per tutti i politici italiani, al di là del Movimento 5 Stelle, ovvero il giorno in cui applicheremo la regola degli stipendi nostra a tutti e 900 consiglieri regionali italiani, a tutti e 1000 parlamentari, ai tanti sindaci, ai tanti consiglieri provinciali, ai tanti consiglieri di città metropolitana, agli assessori. Quando applicheremo queste regole a tutti, avremo miliardi di euro in questo paese. Miliardi di euro, non milioni di euro. 14 milioni di euro li mettono insieme 130 parlamentari della Repubblica. Miliardi di euro li metterebbero insieme tutti i politici italiani. Per fare che cosa? Probabilmente non faremo neanche il microcredito. Potremmo abbassare direttamente la tassazione alle imprese, così diamo a tutti l'opportunità di battersi sul mercato. Oppure potremmo fare investimenti mirati, investimenti che qui non abbiamo potuto fare mirato, perché questo è un fondo che si rivolge alla microimpresa, quindi imprese con non più di 5 dipendenti, e quindi vanno a colpire quel tipo di impresa che non ha possibilità di accedere alle banche molto spesso, che non è bancabile. Però pensiamoci un attimo, uno strumento del genere, per essere ancora più affinato, dovrebbe andare ad incentivare quei settori che in questo paese o sono trascurati o sono il vero potenziale e non lo stiamo sfruttando. Quali potrebbero essere? Ho dietro di me Carlo e Davide, che sono tra i primi e principali autori del primo piano energetico nazionale italiano, il primo piano energetico che abbia fatto una forza politica in Italia, che presto presenteremo. È quella filosofia secondo cui nell'approvvigionarti di risorse decidi da dove prenderle e quanti posti di lavoro vuoi creare. Noi dovremo investire in settori legati all'energia, in settori legati alle tecnologie, legati all'agricoltura. Ma perché? Perché, signori, questi sono i settori che crescevano anche durante la peggiore delle crisi del 2008. Negli anni peggiori questi settori in Italia continuavano a crescere. Immaginiamo quanti posti di lavoro possiamo dare, non c'è bisogno che lo immaginiate, lo dice la matematica. In questo paese 1 miliardo di euro investito in attività petrolifere crea circa 500 posti di lavoro. 1 miliardo di euro investito in ristrutturazioni energetiche delle abitazioni dei cittadini italiani crea 17.000 posti di lavoro. È la matematica che parla. Non è più una questione ideologica, non è più una questione legata al petrolio o al green, è una questione di numeri. Se veramente vogliamo rilanciare il lavoro, l'occupazione, la produttività in questo paese, dobbiamo scegliere di fare scelte, perdonatemi il gioco di parole, coraggiose. Coraggiose perché? Perché c'è da convertire un intero sistema produttivo, un intero sistema di produzione energetica. Noi abbiamo un sindaco a Livorno